Lagarde Alfonso, Cresta Emilia, presente. Il giudice Luisa, Ioanna Amato Frate, Maiurana Costiglia, Giuliana Antonia, Cilio Salvatore Daniele, Grosso Antonio, della vecchia Enzo. Non c'è più, c'è più macchina. Lo dite cosa? Non c'è più. 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 No, andate a prendere il treppiede. È amato che è troppo grosso. Allora, la relazione per dare su più precedente. No, io vorrei votare. Prima di votare o prima di introdurre la votare i verbali precedenti. Prego. Quindi siamo già prima voto. Sì. Ok. Ah, scusa, prima di inizio volevo leggere anche un articolo del regolamento che dice. Allora, Presidente, dai, gruppi, ne presidiamo un po' di ordine, perché fino a massimo un po' di ambaradano non è piaciuto, più ha parlato quanto ha voluto, è stato troppo democratico, quindi leggo i regolamenti, le regole valgono per tutti. Presidente, dai, l'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, quando, dopo che il Presidente ha indicato di seguire la discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere capogruppo, chiede voi il capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 10, ovviamente sull'oggetto dell'ordine del giorno, senza complesso. Per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del Geratore, gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di 10 minuti ciascuno, e non ho scritto io, quindi vale per tutti, e la seconda per non più di 5 minuti. Nelle sedute in cui si discute del bilancio preventivo, consuntivo, strumenti urbanistici, eccetera, i tempi di cui i compiti precedenti sono raddoppiati. Il Consiglio Comunale, ritenuto che un determinato argomento è di particolare rilevanza, eccetera, eccetera. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che hanno fatto richiesta, per tutta la replica su ordine esecutore, dichiara chiusa la discussione. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto a un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno di un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dalla posizione dichiarata dal capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi regolamenti non ho scritto io, quindi scegliete chi sia il capogruppo, no, stabiliamo un po' di ordinamento. I loro interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabilito. Un attimo soltanto. No, partiamo martedì, allora ci sarà il miracolo, la così non ti preoccupare. Vabbè, altre cose di martedì. Il Presidente per esigenza del Consiglio può invitare nella sala funzionari comunali per relazioni, informazioni e quant'altro risulti necessari, eccetera, eccetera. Uno che ci rinvia. Questi qua. Suppongo sia stato fatto in maniera, insomma, per non mi lanciare.
silenzio, cosa ordinario? Sì, ordinario amministrazione, io 6 giorni sto fuori, 3 giorni che vedi comunque. E mi sembra che questo è un sì, no, dico, insomma, voglio dire che non mi sembra logico, se è possibile fare le cose anche logica. Ho fatto l'accendimento. Ok, 9 punti all'ordine del giorno oggi. Un bel malocco da studiare, che dici, sì, specialmente per chi deve fare opposizione. Io vorrei parlare di quello che è successo con la seduta, dottoressa, dato che sui verbali non è tutto preciso quello che è stato riportato. Allora chiederei, nel caso in cui qualcuno insinui cose non vere, ci pensi 2 volte, perché non è giusto, non è proprio giusto, ne vale la moralità di una persona, è veramente tanto. Per quanto riguarda gli argomenti all'ordine del giorno, erano il ticket della mensa, il trasporto, eccetera, vogliamo dire, assessore? Allora, siccome io mi sento chiamata in causa, in quel momento non ho potuto partecipare per impedimenti, rispondo adesso, ok? Lei ha fatto, è stata fatta una delibera di giunta che modificava una delibera di consiglio, non so adesso se è tutto pertinente, una delibera di giunta che andava a variare le tariffe dei ticket secondo le fasce di reddito, ma soprattutto lo standard di chi dovesse usufruire gratuitamente del ticket di mensa. C'è una delibera di consiglio, ma ancora questo Maiorano, che io ho con la precedente dottoressa controllato, che stabiliva il reddito ISEE di 2.000 euro. Io ho chiesto al mio sindaco di andare in consiglio a modificarla, lui mi ha risposto no. Poi l'altro assessore, che è venuto al posto mio, ha fatto modificare la giunta, io non so se questo è tutto normale. E poi ci sono le tariffe che vengono variate secondo le fasce di reddito, però non viene reso noto alle persone, alle mamme, ai bambini, perché passamente in ogni piccolo tagliandino, negli zainetti dei bambini, tutte le famiglie sono avvisate. Non viene reso noto, tant'è vero che la delibera di giunta viene un giorno, 2 giorni successivi, già tutte quante le famiglie che già c'era evidentemente la lista al comune, già erano tutte quante riempite. Gli altri che hanno fatto da un anno successivamente, magari anche con redditi, insomma, abbastanza alte, famiglie che hanno bisogno con redditi bassi, non sono state accolte. Allora, o la legge è uguale per tutti, o la legge non vale per nessuno. Se c'è da fare, si fa per tutti, non per una persona soltanto, perché secondo me queste non sono le cose. La trasparenza, il nostro sindaco quando si è candidato ha detto la trasparenza, e questa me la chiama trasparenza. Allora, quando ci siamo candidati, no, io ho detto, fai sentire la mia voce, per vota la sincerità, vota la semplicità, fai sentire la tua voce. E io sono stata sempre sincera, dalla prima volta che ho messo delle bandiere, dalla prima volta. Invece il mio sindaco no, perché sull'articolo sul giornale, dopo che siamo stati eletti, così dice, così io nipote ribelle ho liberato Mosco dal regno di zio Ciriaco, il figlio del fratello dello storico leader TC, è diventato sindaco col PD, fine di un dominio, qui senza il tuo sì non si cambiava una lampadina. Ora io mi dico, no? Oggi a che punto siamo arrivati? Che è la stessa identica cosa. Allora, se tu ti presenti in questo modo, continui, vai avanti. Se tu non puoi andare avanti, non ti presenti più, dice la gente, guarda che ho cambiato idea, vado via, rileggetemi sotto quest'altro simbolo, è più semplice. Perché io, poi scavando questo periodo, sono andata a ritrovare una dichiarazione del Corriere, sul Corriere della Sera addirittura, per mano di Indro Montanelli, del 14 dicembre 1993, quel periodo in cui il sindaco fu, insomma, c'è stato tutto quel grande tramusto in questo piccolo paesino. E dice, Giuseppe Di Nida dice tramite la mano di Indro Montanelli, giudice andate avanti, loro lo denunciano. Giuseppe Di Nida è stato citato in giudizio per diffamazione contro i magistrati. Che cosa era successo? Queste, se volete, potete anche passare, tanto sono documenti che si trovano su internet, io non ho nulla a mano. Allora, il nostro sindaco aveva chiesto ai magistrati di controllare bene che cosa fosse successo all'interno di quel periodo in questo paesino, e i magistrati si sono sentiti offesi e lo hanno querelato, e lui ha dovuto pagare. Ok, d'accordo, chiedo scusa, io non sono avvocato, non lo sono.
sapesse che sì, vabbè, quello è solo lui. No, ma la cosa è che in quel momento, magari, in cui ho capito, ma se voi sindaco avevate tutti questi timori di pubblicare quello, perché la gente ha messo per piacere, è un elenco di quello che hai trovato nella precedente amministrazione, del disastro che avevano combinato. Tu non ti sei mai preso la briga di prendere carta e penna a scrivere, scrivi sul giornale oppure faccio un manifesto. Era quello che ti avevamo sempre chiesto, io e Antonella, io insistentemente, forse per questo anche sono fuori. In quel momento lampante mi è venuta la cosa, lampante. Ho detto, tu avrai le tue giuste motivazioni, io alzo le mani, ma noi avevamo anche le nostre giuste, perché la gente da un lato, perché è il cambiamento, non la conseguenza, il continuo dell'attività della legislatura del giudice, capite sindaco? Questa è la differenza. Allora, se voi volete essere il continuo dell'attività del giudice, va benissimo, però lo dovete dire alla gente, alzo le mani, mi sono sbagliato, ho preso tutti quanti in giro, cambiamo argomento. Questo era il discorso. Io sono per la trasparenza, questo era la prima cosa che avevamo promesso ai nostri elettori, dire le cose chiare, tranquille. Perché? Perché dovete sempre mentire a tutti quanti? Perché? Allora, questo è il ticket in mezza, che non viene detto a tutti quanti, è grave, è questione di trasparenza, perché noi siamo i primi ad essere d'accordo sulle tariffe, l'agevolazione alle famiglie bisognose, ma non in questo modo, non in questo modo, significa, perché qui c'è scritto, il vice sindaco dice, noi avevamo un elenco di persone al comune, ti ho sempre detto che io l'elenco di persone al comune non lo volevo, persone lì, io clienti lì, non ho fatto mai a nessuno, questa è la differenza, non l'ho mai voluto. E tu lo sai benissimo, no, te l'ho sempre detto. Elenco di persone al comune, c'è scritto qua sopra, di che cosa? Per i pacchi? È per i pacchi l'elenco di persone? Per che cosa? Oppure dobbiamo dire per le persone che dovevano essere messe prese dalla mafia? Oppure persone che dovevano essere prese dalla mafia? Qua finito, persone che dovevano essere prese dalla mobilità. Ci spiega, assessore, come si è preso questo operaio dalla mobilità e si è dato subito, immediatamente, lo straordinario, pagato l'orario, piuttosto che pagare. Anche perché sappiamo benissimo, senza false ipocrisie, che è una persona di famiglia per lei. Certo, i miei fratelli sono stati provati, gli altri non hanno accettato. Certo, il mio fratello. E sono decisi, sto chiedendo un chiarimento su quello che è successo. Voglio dire a me quello che è successo. E poi io ho fatto una richiesta per sapere, dottoressa, il viaggio dell'assessore a settembre, che poi per l'Italia, l'Umbria, delle Marche, adesso non ricordo, con quali spese fosse stato pagato, perché l'assessore ha fatto un ulteriore viaggio adesso, 2021, non ho fatto l'interrogazione, questo è il problema. Allora il sindaco dice, bisogna seguire le regole, se io faccio un'interrogazione voi mi dovete rispondere, altrimenti che interrogazione è? La faccio a banca. L'abbiamo fatta a settembre l'interrogazione. Ho chiesto come è andata l'assessore in viaggio ai borghi più belli d'Italia. Lo richiedo adesso, 20, 21 e 22 maggio, come è andata l'assessore? All'inizio di settembre, di quest'anno ce ne sarà uno. E appunto, vogliamo sapere se sono soldi del comune o se sono soldi del comune. Perché non l'ho chiesto, perché rimborso spese, che cosa, come, quanto. Qui c'è scritto per esempio che l'assessore il consigliere del giudice ha avuto un rimborso spese per 11,89 euro. Lei è vice del giudice, c'è scritto qua, non è che me l'invento, ragazzi, c'è scritto anche la data, 11,89 euro il 18 aprile, un rimborso allora per 11 euro si chiama rimborso spese, ci dobbiamo superare. Questa è la differenza, sindaco, a me non interessa. Voi potete fare perché questo è legge, però noi ci siamo candidati per non farle più queste cose, per non farle più. Questo è il discorso. È adesso io le chiedo di fare i consigli più, perché veramente ci sono moltissimi argomenti, non pochi, moltissimi. E se io devo andare a spacciare tutte le carte, ho bisogno di poter parlare e di potergli dire tutto quello che succede. Perché questa è una cosa. L'altra cosa, allora, la mobilità, per il momento, vabbè, dico che la prossima volta io tengo ad essere qui presente, ci tengo veramente.
questo argomento qua c'è un intervento vostro? Sì, io volevo dire la parola. L'UDC? No, no, io dico se c'è una limitazione alla parrocchia, di chiaro immediatamente la conta. Cioè se l'idea è quella di... Allora, Agostino Maiorano, no, mette il regolamento che hai fatto, qui, hai fatto il sindaco 15 anni. Quindi rispettare le regole, cioè, vuole rispettare per 15 anni. Allora, se c'è... Non dare lezioni a me, che le do io. Fammi parlare, sì. Perché sono 8 mesi. Già subito se vogliamo parlare. Quando si fa un consiglio comunale da 8 mesi. Non è mai successo nella storia di me. Ma per cortesia, da distinto 15 anni, no, quanti consigli comunali hai convocato? No, tu sei maestro di democrazia, ma per favore, la democrazia da te, ma tu hai fatto un volantino a settembre che è una vergogna, ma abbi pudore, 15 anni di sindaco che viene insieme alla democrazia a me, ma quando devi verbale, che fai meglio? Hai garantito tu il passato e adesso stai con lei, ma vergognatevi, ma non fate lezioni, ma chi fate lezioni, a chi? Ma ti vedo un po' agitato. Perché a settembre avete rotto le scatole, adesso vi rispondo stasera come meditate. E certo, perché io vado nel tempo, rifletto nel tempo. Quindi non posso avere lezioni da te che hai fatto il sindaco 15 anni. Allora, vorrei parlare, signor Ministro. Poi a te dopo. Allora, dunque, sto ribadendo che... È un altro aspetto. In effetti, leggere una parte del regolamento è una cosa un po' parziale. Insomma. Noi il Consiglio Comunale, all'unanimità, anni fa, ha votato un regolamento del Consiglio Comunale. È stato votato all'unanimità. C'è stata una commissione, che all'epoca ora ritorneremo su questo argomento, c'erano le commissioni, e viene disciplinato il funzionamento del Consiglio Comunale. A monte del regolamento c'è uno statuto comunale che prevede l'elezione del Presidente del Consiglio. Nonostante le nostre proteste, mi rivolgo non tanto al sindaco, quanto a questo Consiglio Comunale, di cui il Presidente il sindaco è Presidente pro tempore, in attesa di avere l'elezione del Presidente del Consiglio. Allora, il Comune di Cusco, all'unanimità, ha deciso di istituire la figura del Presidente del Consiglio, che è una figura terza nel senso che fa gli interessi solo ed esclusivamente del Consiglio Comunale. La maggioranza ha portato questo punto due volte all'ordine del giorno, due volte siamo andati in Consiglio Comunale e per due volte hanno fatto ostruzione per non votare. Allora io chiedo, insieme agli altri componenti della minoranza, a qualsiasi titolo uno è minoranza, io faccio un ragionamento, intanto io metto conto a me stesso, nel senso che essendomi candidato sindaco e avendo perduto, io praticamente ho un patto di fiducia con gli elettori che mi hanno votato e sarò oppositore fino a prova contraria. Io sono nato oppositore e morirò oppositore, io in cui non ho l'opposizione, non ne ho. Io ho fatto l'opposizione per 20 anni, guarda un po', nel consiglio di amministrazione dell'ASL, ma aiutato, va, facciamoci le cose. Io conosco tutti da A a Z, e la morale da te, da Romino, da non accetta, non sto incandidato e stasera te lo dimostro. Io intanto non ho fatto mai ancora il lavoro prima, non è stata sera, non mi parlo. Seconda questione, nello statuto comunale è
è previsto un organismo, si chiama Osservatorio Permanente, lo stesso votato all'unanimità quando le opposizioni erano politicizzate in Consiglio Comunale, c'era l'ex Partito Comunista. L'Osservatorio Permanente è un organismo di persone rappresentative della società Luscana, delle Contrade, di Ponte Romito, del mondo delle associazioni, che aveva la possibilità di esprimere un parere sia sul bilancio consuntivo che sul bilancio di previsione. Ancora abbiamo chiesto l'istituzione di commissioni. Per esempio, ho seguito il battibecco tra Romina e Fiorella. Ma perché non mettere una commissione istituzione? Ma qual è? Ma perché non ritorniamo alla democrazia? La commissione all'epoca c'è sempre stata, qui potete andare a verificare gli atti, era formata da genitori, da insegnanti, da medici, da esperti, ma non si deve fare, bisogna farlo immediatamente, bisogna andare in consiglio comunale a istituire le commissioni, e una commissione potrebbe essere istruzione e cultura, visto che pure sulla cultura ci dobbiamo intendere. C'era un gruppo di turisti l'altra mattina che io ho salutato con piacere e non hanno trovato aperta manco la villa comunale, nemmeno il museo era aperto quel giorno. Quindi se ne sono andati a casa senza aver potuto fare una passeggiata nei giardini pubblici, e tampoco hanno potuto vedere. E vabbè, teniamo la chiusa, non pure tutta la sala sta no. C'è un'idea di aprire. Vabbè. Allora, ragione più, una commissione cultura e istruzione, dove ci saranno anche dei rappresentanti della minoranza. Ma perché non confrontarsi con la minoranza? Noi l'abbiamo sempre fatto. Dopodiché si può fare un'altra commissione. Una commissione. Le commissioni costano. No, zero. No, zero. Comunque la minoranza in ogni caso entra nelle commissioni a zero lire. Sì, commissioni non costano a zero. Allora, perché mettiamo questo? Faccio poco mesi, avrò diritto alla parola, non lo so, mi appello anche al pubblico presente. E allora poi andiamo avanti. Un'altra commissione dovrebbe essere ambiente e territorio, all'interno della quale dovrebbe andare il problema dei lavori pubblici. Qui l'assessore dei lavori pubblici presenti si era impegnato con noi nel mese di ottobre ad organizzare un consiglio comunale aperto per esaminare i tutti i lavori pubblici bloccati, che non se ne può più. Palazzo del Giudice è bloccato, meglio, avevo visto qualcuno che lavora. Palazzo complesso delle scuole stipatine è bloccato. Le case popolari, noi qui abbiamo un finanziamento del 2003 per la costruzione di 8 appartamenti. Quando a Muscolo, noi sappiamo, lo sapete prima di me voi, c'è fame di case. Vogliamo capire perché è bloccato quel lavoro il cui appalto è stato fatto dopo 7 anni. Ci sta il complesso del sistema fognario, sindaco, Contrada Leone, stazione Macchie, dove è previsto la costruzione di un impianto di depurazione, soldi giacenti da 7 anni. C'è il problema delle scuole, dell'edilizia scolastica, c'è il grande problema della palestra comunale di cui noi abbiamo... Bene, quanto si vuole discutere? Ma dov'è? La minoranza vuole dare il proprio contributo. Io come consigliere di opposizione voglio dare il mio aiuto, se è possibile darlo, voglio dare il mio contributo a che si possa pure risolvere qualche problema, a parte condizione che questa giunta pletorica di 6 persone più il sindaco, quando noi abbiamo visto si è votato negli altri comuni, il comune di Lioni attualmente ha 12 consiglieri comunali e ha una giunta di 4 persone, e penso che siano problemi un po' più pressanti quelli del comune di Lione. Che facciamo con questa giunta pletorica di 6 persone? Non ne bastano 4. E allora, sindaco, o rispondiamo a questi argomenti che io non ho fatto, io ho fatto interrogazioni sui metodi, perché tu oltre a leggere i tempi dell'interrogante, del consigliere, potevi anche leggere nel regolamento del consiglio le modalità delle interrogazioni, le modalità delle mozioni, perché non lo registra qua? Allora, leggiamo tutto, se non dobbiamo leggere. Allora, esatto, io termino qua e mi dice rispettare la legge, perché voglio dire una cosa, io chiedo ufficialmente a questo consiglio comunale, tenendo conto che i bilanci, sia quello di Vettuno, sia quello di previsione che quello consuntivo, sono gli atti fondamentali della vita di un'amministrazione comunale. Oggi, in maniera molto singolare, arrivano contemporaneamente nello stesso Consiglio Comunale sia l'approvazione del consuntivo sia l'approvazione del bilancio di previsione. Si tenga conto che il bilancio consuntivo è scaduto il 30 di aprile. È vero che non è perentorio il termine, caro assessore, però perché portarli congiuntamente? Si vuole evitare, evidentemente, di approfondire. Non c'è nemmeno la mentalità
cioè dopo 8 mesi ci siamo ancora profizzati, secondo me io dove dovevo salutare oggi, perché non ci vedevamo da un anno, ci eravamo distanti. Fortunatamente mi sono giunto in tanto. Allora, perché la richiesta è questa? Separare il consultivo dal preventivo, anche perché io il giorno avevo scherzato, c'è tipo per quello. Io ho detto che non so se a lui o più, c'è come se io dovessi mettere due vestiti diversi, perché mi metto un vestito abbastanza scuro per approvare il consultivo, perché non ci trovo niente, non avete fatto niente in un anno, non c'è nessuna attività, c'è solo praticamente la posizione di talune cifre a giustificare gli altri. Non c'è, non ci sta il capitolo della cultura, delle politiche giovanili, dell'impatto ambientale, non c'è niente. Vi siete limitati all'ordinario. Diverso un bilancio di previsione, laddove uno deve immaginare quale può essere il potenziale futuro. E allora, se vi separiamo, cioè voglio dire, maggioranza, io almeno a fondo per conto mio, chiedo che venga fatto questo consiglio comunale in due sedute. Uno nel bilancio di consultivo e un altro magari domani, magari dopodomani, magari sabato, domenica, sul bilancio di previsione, perché penso che anche la gente è interessata a capire di più di questi strumenti che sono fondamentali per la vita del comune. Mi fermo qua. Mi dispiace del clima, cioè mi sembra un po' la cosa. No, stasera sarà così, stasera è peggio. Perché tutto sono fuorché fisso, sono di Nusco. Perché è stato scambiato il mio comportamento a settembre per coglionaggine. Pensavano di averci accoppato. Siccome io non ho le carte, regole di più. Stasera sistemiamo parecchi punti. Ho memoria lunga, guarda un po', guarda caso. Prego. Molto lunga. Io voglio dire una cosa, insomma, pure per dare riequilibrio al clima. A settembre, a novembre, no? Quando litigavamo con Antonella, insomma, mi è dispiaciuto moltissimo perché è vero che questo è il luogo dell'incontro, dello scontro, bisognerebbe discutere, ma non delle luce della discussione, insomma, però diciamo siamo andati probabilmente oltre in quella sede. Adesso mi pare che si sta, come dire, continuando, credo che bisogna ritrovare equilibrio, perché insomma no, stasera devo ristabilire la verità, non ci pensate, cade il mondo, cade il consiglio comunale, mi fate rimettere, stasera si fa verità, perché 8 mesi di stronzata non le posso sopportare, va bene? Io posso essere attaccato su tutto, ma avere lezioni da uno che è stato nel consiglio di amministrazione dell'ASI per mano della vecchia DC a me non basta, e avere lezioni da te che hai tentato un'operazione con l'UDC contro di me, lezioni non ne accetto. Parlate bene, e qui ci vediamo qua, chiaro? Si mette male oggi, eri nel consiglio di amministrazione dell'ASI, cosa hai fatto? Berlusco per conto Berlusco e tu saresti l'uomo di opposizione? No, bravo. Io sono oppositore di questo sindaco, e cioè, è tutta sbagliata, perché noi abbiamo avuto due liste che si sono contrapposte il liberamente in campagna elettorale, c'è chi ha vinto e chi ci ha perso. Ora tu mi chiedi che mi devo intruffare con te, io con te non mi voglio intruffare, ma ti devo fare con io se la sei, ma dica da tre donne, giusto il tema del Nazi, io sono stato molto dignitosa e ti sfido a provare il contratto. No, ti sta chiedendo a quello che io ho chiesto, a che titolo è, a che, ti ho fatto una domanda precisa stasera prima, ti ho domandato politicamente a che titolo eri nell'ASI e chi ti aveva nominato nell'ASI. Puoi rispondere? Quale partito? Io uno ne ho avuto, non è che va a te che lo sto 15. Tu sei tutto pure nel movimento sociale, tu hai attraversato tutto l'atto istituzionale e extra istituzionale, vado con l'uno che è l'unico coerente al tuo paese, è nato in un modo e sta volendo nello stesso modo. Io non ho mai cambiato, non ho mai cambiato. È finito? No. Ma voi parlavamo tu? No, è certo. E va, lì dalla parola e parla. Tutti sanno, tutti sanno. Quindi dovevo piano picci con me stasera. E vedi, poi qua, questo lo dice a tuo fratello o a tua sorella, non a me. Che cosa? Stai calmo dei termini che ho. Sei tu che sei arrivato agitato. Sei tu che sei arrivato agitato. Io non sono agitato. Rientriamo nell'anno. Rispondiamo alle interrogazioni. Rispondiamo alle interrogazioni. Anche se arrivati andiamo fuori tempo, però possiamo sempre farlo, perché non c'è nessuno. Allora, il consiglio comunale, non si parla di nessuno. No, no, no.
sette mesi non c'è il consiglio comunale, chiaramente una comunità come la nostra, la prima istanza che viene da tutti i cittadini è proprio quella, cioè, non è possibile che in sette mesi non c'è un consiglio comunale. Adesso approfittiamo dei consigli comunali, sindaco, non per rimerverare cose vecchie. Io capisco tutta la rabbia di Romina, di Antonella l'altra volta, insomma, me ne scuso, e me ne scuso, però credo che bisogna ridare un io che cosa diverso. Ho detto? Quindi scusa ad Antonella, ho detto, perché non mi sembrava logico, e tu non l'hai neanche fatto. Io ti ho contattato. No, ma io non è che mi per chiedere scuse, io faccio mi sto dicendo, di queste cose, cioè, non faccio. Secondo me il problema non l'avrei creato io, Romino, l'avete creato, cioè non tu, il tuo gruppo. No, vabbè, scusami. Io intanto dico che secondo me era sbagliato il mio atteggiamento, ed era sbagliato l'atteggiamento del marito di Antonelli, era sbagliato l'atteggiamento perché tu non c'eri, quindi non so che ti hanno detto. Sì, però non c'è scritto, capisci qual è il discorso? Allora magari lo mettiamo scritto, Ma quello che poi, le sintesi di quello che poi accade qua, diventa pure complicato farlo, ma non è questo il problema. Il problema è che ci stanno delle cose, come dire, che vanno assolutamente discusse in questa sede, però con un clima di serenità, perché io sto fatto che si sia così nel confuso, tanto lo capisco, cioè bisogna pure non cioè un conto è dire io sono contro a questa cosa e mi batterò fino alla morte, per questo un conto è un conto, è un discorso poi litigare sulle cose, non mi sembra una verità. Qui ci stanno delle cose che secondo me sono abbastanza gravi, che non scari si pongono, tra cui le paleottiche, perché il consiglio nella giunta Fiorella ha votato contro una delibera, è opportuno che se ne discuta, ma anche se è una cosa buona, con un ideale che salta, ritorna il discorso che probabilmente... No, se il referendum ha raggiunto il fuoco. Sì, questa cosa positiva. Hanno capito che il referendum quando proprio i politici. Poi possiamo, voglio dire, cosa sta dunque la questione è questa, quindi argomenti in discussione sì, però ce ne stanno molti, affrontiamoli uno a uno con serenità. C'è stata la richiesta storica, questa delle commissioni, anche quella dello statuto che va rivisto, però sindaco veniamo qua a distanza di un anno, ma come voi, cioè quando le persone parlano non le ascoltate, quindi vediate appunto di questo, cioè, create la valutazione di sostituire lo statuto, per caso prima tenevo qua perché io si era chiesto se tenevo lo statuto, no. È capitato sotto mano questo di Bagnoli Giuchino, l'hanno modificato il 27 settembre, tutti i comuni per una serie di dal 90 di cui sono passati. Non so che vuol dire una missione in due anni e ho girato più di quello che tu possa immaginare,
Poi la verità, poi non è che io non mi arrabbio mai, però quando poi devo sentire lezioni di morale da così campate per l'aria, ovviamente questo non l'accetto. Io mi arrabbio, sappiatelo, solo su questo. Ma quando vengo toccato sulla trasparenza e sulla moralità, siccome la mia vita personale e politica è fondata su questo, e non c'è un sindaco al mondo che ha la mia onestà, questo lo posso dire, forse la mia capacità, incapacità come amministratore, come politico, quella è opinabile, però dal punto di vista della trasparenza su questo non accetto giudizi, tant'è che faremo questo esperimento, credo primo in Italia, Gianni Festa mi diceva che non è mai stato fatto, tanto per dirvi come onoro le promesse della campagna elettorale, anzi Gianni Festa mi diceva che forse una volta a Reggio Emilia, ma neanche così, come dire, con questa delega piena, poter chiedere qualunque tipo di cose. E per me sarà l'occasione per dire in 2 anni di amministrazione che cosa è stato fatto e che cosa non è stato fatto. La tua scorrettezza nel volantino di settembre, mi sono meravigliato perché ho sempre avuto, cercato di avere con te un rapporto di stima e di correttezza, è stata una, cioè che tu hai impostato un volantino che hai distribuito Manu militare in tutto il paese, cosa liberissima, io sono anarchico per natura, penso sempre ai meravigliosi sistemi, ho improntato la vita a questo, ma la falsità non mi piace, cioè tu hai fatto un'analisi di quello che è stato fatto o non fatto in 1 anno e mezzo prescindendo completamente, io non sto amministrando nelle condizioni in cui non tu come persona, tu come amministratore amministrati, noi stiamo amministrando in un momento difficilissimo che è sotto gli occhi di tutti. E non mi chiamate catastrofista, ma vi garantisco che purtroppo le cose stanno male, tant'è che vi dico la seconda iniziativa che ho in mente, ma questa attiene alla mia sfera personale che difficilmente metto in pubblico, ma ho deciso di farlo e di espormi come sindaco, già lo sapete, siccome ritengo che ci sia una lettura da fare di quello che avviene nel mondo che va oltre la sfera storica, politica, economica, perché siamo di fronte a tempi particolarmente difficili in cui la luce, la lettura deve essere altra, io ho voluto, e mi è stato detto che ha accettato questo invito, per una testimonianza profonda su Međugorje, che secondo me non è solo un fatto di fede, sia per chi crede sia per chi non crede, ma avrà un forte impatto sulla storia, ha accettato e avremo Claudia Coller, che conoscete tutti, ha avuto una storia bellissima di conversione, e quindi ci porterà questa testimonianza. Quindi sono le 2 cose più importanti, la più importante è quell'altra ovviamente, quella di Međugorje, questo sono cose che passano, anzi molte volte ritengo che, come dire, il rapporto corretto, voi lo sapete, io cerco di improntare alla correttezza dei rapporti personali, però quando poi insomma si supera il limite, la critica che posso accettare invece, questa l'accetto, faccio ammenda e ovvierò nei prossimi mesi, è la scarsa convocazione dei consigli comunali. Quindi questo è vero, questo è vero. L'avevo promesso in campagna elettorale, anzi avevo promesso di farne anche in campagna e cercherò di mantenere questa promessa, anche perché già ci sono diversi punti all'ordine del giorno. Sì, l'avevo chiesto io una volta di farlo in campagna, dove? Io l'avevo chiesto, uno importante di andare a fare in campagna, dovuto portare all'ordine del giorno, non li ho portati appunto riservandomi di farlo in altri consigli comunali. E mi auguro di farvi avere. Questa critica qua l'accetto, però non è assolutamente per, come dire, io non voglio essere elogiato, però la critica l'accetto quando è giusta, ma veramente vi garantisco che è un momento difficile. Cioè oggi un sindaco si trova, non è come dire un tentativo di captatio benevolenza, insomma di cercare di edulcorare gli animi, però vi garantisco davvero che è un momento difficile, anche perché non tocca solo Nusco. Cioè l'Alta Irpinia è in una situazione, guardate, drammatica, e mi darete atto, quindi, che io ho sempre cercato in questo Consiglio Comunale di dire, e nel Paese, tutto questo è stato il mio tentativo, cerchiamo di essere uniti, perché il momento è difficile. Io ogni volta che ci incontriamo negli incontri ufficiali con Pino Galasso, che è il sindaco della città capoluogo, batto sempre con su questo. Tutti e 119 i sindaci insieme e facciamo fatica a farci sentire a Napoli, a Roma, altrove. Pensate un po' se le nostre comunità possono essere spaccate. E quindi il tentativo è sempre quello di tenere uniti, anche alcune volte ingoiando dei rospi. Però quando i rospi sono troppo grossi, poi i rospi non piacciono, uno inevitabilmente tende a cacciare. Però chiusa questa parentesi, perché poi è relativo.
Io dico, ci sono problemi enormi, gli incontri che stiamo facendo per gli ospedali, che sono veramente a rischio, gli incontri che stiamo facendo per le aree industriali, gli incontri che stiamo facendo per tentare di dare a Brusco quella continuità, un punto di riflessione culturale di alto livello, e il lavoro, gli impegni, vi garantisco che sono molteplici. Poi c'è la partecipazione degli enti, tutti in crisi. Voi pensate che, non lo dico assolutamente per presunzione, quando facevi il consiglio comunale sull'ospedale l'anno scorso, si è creato un clima per cui io, Musco, diciamo l'amministrazione, io dico al modo di parlo della comunità, non di me nessuno, sapete che di me non me ne frega proprio niente, parlo di questa comunità, viene individuata, chiamano me, dipendenti di altri comuni, per dire allora mi raccomando, per l'ospedale, muoviamoci, impegniamoci, perché devo un esempio l'anno scorso, fattivo, che poi purtroppo non ha avuto senso, perché non tocca a me come sindaco di Musco da solo difendere l'ospedale, e qua cade, ne abbiamo parlato qualche volta, la mia grande delusione. Io sono più che contento di stare qua, tra l'altro si diceva che dopo 6 mesi me ne andavo, me ne facevo andare, sono passati 2 anni, purtroppo per voi sto ancora qua, ma la mia che penso di rimanerci, finché avrò la maggioranza in questo consiglio comunale io non me ne vado, poi se mi metto una sfiducia io alzo, non è che mi strappo i capelli che non ho bianco, però accetto come tutte le cose della vita. La delusione profonda invece mia come sindaco non è giusto, perché per quanti problemi ha è un'esperienza affascinante. La delusione, ne parlo spesso, ecco a proposito di Bagnoli, col sindaco di Bagnoli che è uno dei più lungimiranti, la difficoltà di mettere insieme i sindaci, cioè noi abbiamo dei problemi enormi e abbiamo dei comuni piccolissimi e mettere insieme 10, 15, 20 sindaci si fa fatica. Se non si persegue questa strada facciamo fatica a farci ascoltare ad Avellino. Ad Avellino, vi dicevo prima con Galasso, se non prende le reti, lo sto spingendo in mille modi a farci ascoltare a Napoli, e sapete la mortificazione che abbiamo avuto, e quella manco mi è scesa, lo sa, Caldoro lo sa, perché io non mi arrabbio per me, non ho interessi, non sono sposato, non ho figli, non ho beni, non ho soldi, non ho tutto, quindi sono la persona più libera del mondo, però le ingiustizie non mi sono mai scese. Possibile che il Presidente della Regione non riceve 50 sindaci, il Vescovo, il Presidente della Provincia e ci fa trovare la polizia davanti ai cancelli? Arriverà l'occasione che viene da Avellino. Diego lo sa, che mi accompagnò, quando è venuto Schifani a celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, e poi se uno ribelle, ribelle sempre, tutta la vita non cambia. Cosimo Sibilia, sì, come hai contato a lei, considerando i tempi? Anni come sindaco, i tempi sono infiniti. Contate di tutti, no, la no, voglio dire, ho finito un'altra volta la parola, come ci stanno altri? Sono bravo, sei bravo. Sei arrivato un po' agitato, ci prego di passare. Perché non mi è scesa la cosa a settembre, così non mi è scesa. Ma si accorge che ci fanno due manifesti. Ma io sono lento, dice Renzo, la donna ha detto dopo. Comincia a dare risposta sul Presidente del Consiglio, sulle commissioni e sull'osservato fatti fatti tu. Quando le domande, scusa, io ho fatto 8 interrogazioni, che non ti comincia a rispondere. Ha fatto aperto il film, e sono lì e te lo fido tu. Poi ti volevo dire, solo per stemperarmi, ricollegandomi a quanto il movimento di Grillo, è così, posso ti dico bene, no, solo una cosa, che ti dà, se mi dai un altro ti dà modo di continuare, ti dà modo di continuare. Allora, questo documento è stato presentato in Consiglio Comunale a firma 15, l'avevo lavorato io, no, dico, no. Allora, in realtà la quarta cosa, la sindaco, consegni un attimo, c'era la question time, è quello che sta sostenendo lui. Noi come minoranza abbiamo detto questo, però sì, incontriamoci periodicamente, quando vuoi tu, te lo ricordi per tuo fatto, una volta al mese, ogni volta, noi presentiamo le interrogazioni per iscritto prima, in modo che il comune è giusto che porti gli uffici, l'ingegnere capo, il ragioniere, e questa era la quarta questione. Se vogliamo attivare la democrazia, riattivarla, perché ci stiamo attivando. Ma questo è il bisogno, sì. Allora, Presidente del Consiglio, osservatore permanente, commissioni stabili in Consiglio Comunale, questione. Sono 4 problemi che serviranno a te come sindaco di avvicinarti di tua l'azione. Certo, questo è giusto, però questo che dice adesso è giusto, lo condivido, volevo completare un attimo quello che diceva. Anzi, dico di più, sulla commissione dello statuto, c'era necessità di alcune commissioni come strumento per lavorare insieme, ma se Dio vuole avremo una maggiore convocazione del Consiglio Comunale e la formazione di commissioni, questo serve a tutto, perché poi questo è vero,
La cosa più difficile per chi amministra, per chi governa, pure in un momento di difficoltà, in cui c'è molto poco da governare, purtroppo abbiamo poche risposte, sono strumenti che possono essere utili. Ma volevo completare, perché hai ragione, il filo non lo perdo, sembra, ma non lo perdo. Cosimo Sibiglia. Cosimo Sibiglia tremava, perché aveva capito via Schifani, che era venuto a fare il solito Salamelecco, eccetera, eccetera, tra tutti i sindaci, mi stava alzando per dire, fu istintivo, Diego stava là, lo può testimoniare, stava alzato per dire onoriamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, chiama il Presidente della Regione, tra l'altro del tuo stesso partito, e digli che i sindaci con le fasce, con un vescovo e col Presidente della Provincia si vicino, poi dopo li butti da un balcone, ma intanto li fai salire. Non è che ci fai andare a Napoli, diceva papà, di giù nel morto di fame, a Napoli, da sotto poi ci mangiamo una pizza, qualcosa, e finisce là. Chiudo questa parentesi, perché torniamo poi alle cose del Consiglio che sono importanti, con una voce. Mi auguro che questa polemica sia chiusa una volta per tutte. Perché? Non per me, ma veramente ci aspettano dei mesi terribili. Tremonti sta alle prese con una manovra che gli è stata ordinata. Loro, ma qualunque governo, centrodestra, centrodestra o centrosinistra, qualunque governo avrebbe tentato di non spaventare la gente. Ma la verità sta arrivando, è inutile che uno dice una cosa per un'altra. Noi avremo una manovra di 50 miliardi all'anno, dovranno fare. Che significa? Per noi comuni che ancora non sappiamo quanto ci arriva, capogruppo a forte, vero? Il trasferimento dello Stato, la regione, cos'è bellissima Costi, è impallata, siamo in una situazione drammatica in cui gli enti, comunità montane, piani di zona, comuni, e qua devo dare atto a Musco che il bilancio è complessivamente in ordine, non solo per me ma anche prima di me, però c'è una situazione. C'è una situazione, veramente da Neuro ti può offrire il caffè, lo stile, Neuro te lo può offrire. C'è una situazione veramente difficile, in cui io chiudo dicendo, nella verità, che è la mia bussola, la verità non va confusa, non va travolta. Poi certo ci sono degli errori di chi amministra, di chi dovrebbe fare meglio o peggio, ma voi sapete che io ho un grande difetto nella vita che mi è costato sangue, e che è la verità. Quindi, noi se diciamo la verità, ho detto a Romina l'altro giorno, ci possiamo criticare, possiamo avere opinioni diverse, però nella lealtà dei rapporti e nella verità. Io non accetto quando non solo si dicono bugie quelle opinabili, ma quando si utilizzano degli argomenti, insomma Romina, anche minimi, per cercare di scardinare o di attaccare, che poi demagogicamente fanno presa da per là. Ma la gente non guarda quello, oggi la gente, oggi Romina, non sono chiacchiere. Sono i piscioni, come dicono qua, che quelli sono. Sai qual è la domanda? Che chiacchiere per insieme in teoria se ne fa sempre di più. Infatti si vede, da quando è stata affidata l'umanità agli economisti scienziati americani, che fine stiamo facendo? Proprio perché è saltata la politica, la capacità anche di progettare, di pensare, stiamo finendo con questo. Conclusione. Io avevo fiducia in te perché potessi rispondere. E ti ringrazio, spero di verità, ma se poi non fossi anzi, mi anzi, lo devo dire, non tu. Completo. Allora io completo dicendo quindi mi auguro che si prosegua su questa linea di confronto anche serrato, anche critico, ma nella correttezza dei rapporti personali, ma nella verità e senza strumentalizzazione. Detto questo, se qualcuno vuole aggiungere o distruggere qualcosa, e poi passiamo agli altri. Perché veramente, ma veramente, e
non voglio usare termini grossi, è affezionata al paese, non ama il paese, ma sicuramente affezionata a questo paese dove ci sono nata da 51 anni e dove io ho lavorato da mamma, da moglie e in questo momento rivesto un ruolo che molto probabilmente se avessi saputo di lavorarci, di sprecare tante di quelle energie, non l'avrei mai e poi mai visto. Fatta questa premessa, dico che per quanto riguarda i ticket, io non arbitrariamente e in maniera disposta da centratrice, come qualcuno che mi ha preceduta, non ha mai deciso niente da sola, ma insieme alla giunta comunale ha fatto delle scelte. Può darsi che siano state sbagliate, ma sicuramente sono andata nella direzione di avvantaggiare unicamente chi ne aveva bisogno. Non c'è mai stata la più pallida idea di favorire qualcuno, e me lo si dimostra. Se questo non è vero, me lo si dimostra. Detto questo, liste, listarelle, shortlist non ce ne sono mai state per nessuno e non ce ne saranno mai finché ci sto io e finché c'è la maggioranza che mi circonda. Per quanto riguarda la questione della mobilità, non so che dire, permettetemi questo: l'ignoranza regna sovrana. Allora, i lavoratori in mobilità, io probabilmente, come dire, mi faccio forza su un argomento con il quale lavoro tutti i giorni. I lavoratori in mobilità, questo poi lo dico perché secondo me è anche opportuno che si sappia che ci sono poi delle possibilità, delle offerte da parte del centro per l'impiego. Molto spesso vengono eluse per una serie di ragioni, perché non sto qua ad elencarli. I lavoratori in mobilità sono quei lavoratori che, avendo perso il lavoro, vengono inseriti in una lista regionale di mobilità fatta con criterio che può essere continuo, in ogni momento può essere messa in discussione. Queste liste vengono trasmesse all'INPS di Sant'Anna, la voglio fare in breve. Nel nostro caso, siccome la forza lavoro veniva sempre meno nel nostro organigramma, al comune, voi lo sapete benissimo, chi se n'è andato in pensione, chi ha problemi di salute, chi presenta certificati medici, alla fine siamo rimasti con 4 anni. Per cui io suggerì la possibilità, perché altri paesi, Bagnoli, Montemarano, Cassano, questo Bagnoli che sembra un po' essere la Cenerentola, non ho capito perché, Bagnoli è un paese di vino, così come lo è il sindaco e la giunta comunale. Allora, stavo dicendo che il lavoratore in mobilità, io suggerì di chiamare i lavoratori in mobilità, 5 lavoratori in mobilità, 5, quello che abbiamo oggi è il quinto, perché 4 hanno rifiutato, e teniamo, non me li ricordo, non mi si era colto, 4 hanno rifiutato. I lavoratori in mobilità vengono pagati dall'INPS e stanno a casa loro per un lungo periodo, 2-3 anni, dipende da una serie di cose, per cui viene dato un compenso di 750 euro, 80 euro, 780 euro ai lavoratori, stanno a casa sulla poltrona. Potevamo noi far venire, l'avremmo data a tutti, così come l'abbiamo data all'NSU, l'integrazione, perché noi... Perché ne ha
lei segue tutte le opportunità del territorio, mi rivolgo al sindaco. Allora attualmente non ho il sindaco. Allora, ma così è molto forte, ma così scusa, no, ma così, ma che cosa, così no, adesso basta, se no fa scambio. Il lavoratore in mobilità sta a casa sua e piglia 780 euro all'ICI. Se si costringe, se Agostino lo sa, se si costringe un lavoratore a spostarsi da una sede, da casa sua a un'altra, ci mette 200-300 euro di naffa ed è quello che gli diamo, Cristo. Oh, oh. Allora, hanno rifiutato il sacco, hanno rifiutato quattro lavoratori. No, no, no. Quattro lavoratori hanno rifiutato il quinto arge. E fin dal primo momento, cioè da quando io ho scoperto e l'ho detto io che questo lavoratore è un cugino di secondo grado, cioè praticamente è un cugino acquisito, praticamente ha sposato una mia cugina, ma lavoratamente non lo so, vabbè. Evitiamo tutte queste storie, poverino ci sta rimettendo naft e tutto il resto. Vabbè, ed è quello che lavora, che lavora tutto. Allora, per quanto riguarda l'altra questione, la questione dei miei viaggi di piacere al Festival dei Borghi più belli d'Italia, cioè a San Ginizio l'anno scorso, ho fatto una bellissima esperienza, per questo vengo da Giuseppe e tutta la giunta che mi ha dato la possibilità di andare a costo zero, no, a costo zero, questo è verificabile, invito tutti i cittadini di poterlo verificare, e chiaramente la maggioranza, la minoranza avrebbero potuto farlo in tutti i modi, perché non l'hanno fatto? Perché non hanno verificato se la sottoscritto ha preso un centesimo? Gli 11 euro suoi sono venuti fuori. Gli 11 euro suoi sono venuti fuori. I miei saranno nascosti. Allora,